Archiviate le elezioni nei quattro comuni che hanno affrontato i ballottaggi, i neosindaci sono già alle prese con la formazione della nuova giunta. A Vasto ieri pomeriggio c'è stata la cerimonia di proclamazione degli eletti e il giuramento del sindaco Francesco Menna, che con i suoi 37 anni è il più giovane primo cittadino della città del Vasto. Per quanto riguarda la giunta, poche dovrebbero essere le novità rispetto ai nomi già annunciati prima del voto. Antonio Del Casale, Anna Bosco, Carlo Della Penna, Paola Cianci, Luigi Marcello e Gabriele Barisano, con quest'ultimo che però non avrebbe ancora sciolto la riserva. Per quanto riguarda il settimo assessore, Menna ha già dichiarato che sarà una donna, persona di sua fiducia, ma resta l'incognita nome, che si saprà solo dopo gli incontri con i partiti. Porta aperta intanto ai 5 Stelle per la presidenza del Consiglio Comunale, ma resta il no dei pentastellati. Vorrò essere il sindaco di tutti, dei comitati, dei quartieri, dei parroci, delle parrocchie, delle associazioni, di tutto ciò che crea valore collettivo. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ieri mattina a mente fredda ha analizzato il voto in attesa della proclamazione degli eletti. Per quanto riguarda la formazione della giunta, il primo cittadino si dice sicuro di riuscire in poco tempo a trovare la quadra, formando una squadra di governo composta da almeno 3 donne. Rumors vorrebbero l'ingresso in giunta della presidentessa della Virtus Lanciano Valentina Maio, magari con una delega al sociale, mentre dovrebbe essere confermato vice sindaco Pino Valente. Alla sua lista civica potrebbe andare anche la presidenza del Consiglio Comunale. Tra gli assessori sicuri Leo Marongiu, Maruska Miscia e Pasquale Sasso, che dovrebbe essere confermato al pari di Dora Bendotti. In giunta entrerà anche Piero Cotellessa. A Sulmona la nuova giunta Casini sarà resa nota entro una settimana al massimo, assicurato l'assessore regionale Andrea Gerosolimo, deus ex machina della vittoria di Anna Maria Casini, prima donna a capo della città di Ovidio. Però servirà una spartizione delle cariche da Prima Repubblica per tenere unita una coalizione eterogenea. La presidenza del Consiglio ed un assessorato dovrebbero andare a Sulmona al centro, 2 assessori ai socialisti, un assessore ai Dem Ranagliani ed uno ad Alleanza per Sulmona. Nella città peligna ci sarà anche la prima volta di un consigliere di etnia rom, si tratta di Franco Di Rocco, 22enne studente di medicina. A Roseto sarà una maggioranza monocolore PD con 3 liste democratiche assopiglia tutto con 10 seggi. Mentre Tommaso Ginoble ha convocato i vertici del partito per discutere dei futuri equilibri in provincia di Teramo, Sabatino Di Girolamo, il neosindaco, è già al lavoro per costruire la nuova giunta. Il nodo da sciogliere riguarda soprattutto il ruolo della coalizione civica guidata dalla coppia Sottanelli-Ciancaglione. Hashtag Amoroseto ha dichiarato il suo appoggio a Di Girolamo per il secondo turno e chiede almeno un assessorato se non la presidenza del Consiglio. Ma i Dem sembrano storcere il naso, anche perché non vincolati da apparentamenti di sorta e forti di una larghissima maggioranza. Di Girolamo però ha lasciato la porta aperta perché si è detto disponibile a trattare per riunificare tutto il centro-sinistra.